cominciamo dall'omicidio Fava. Vuole riferire alla Corte chi sono gli esecutori materiali dell'omicidio, se ci sono mandanti, qual è il movente di questo omicidio e l'epoca dello stesso. No, l'omicidio è stato nell'84. Il movente è perché i cavalieri del lavoro richiedevano che questo qui parlava male di questa cosa fra costruttori, faceva delle interviste bruttissime su questi costruttori. Poi l'ho saputo in secondo tempo, il favore si faceva anche ai palermitani, a Luciano Leggi. E poi basta, questa è come diciamo la motivazione. Come esecutore materiale ero io, Aldo Ercolano, Marcello D'Agata, Enzo Santapaola e Franco Giammoso. Quando parla di Enzo Santapaola, di Salvatore. Figlio di Salvatore. E vuole dirci cosa concretamente è successo? Già nell'83 si parlava di assassinare il Fava. Si stava cercando di sapere dove abitava, dove lavorava, che cosa faceva, gli spostamenti. Chi ne parlava? Marcello D'Agata con Aldo. Aldo? Ercolano. E che cosa in particolare? Parlavano di cercare di individuare questa persona perché non si conosceva. Poi abbiamo avuto l'informazione di un certo Claudio, Marcello l'ha individuato. Ecco, andiamo per ordine. Questa individuazione tramite questo soggetto Claudio, come avvenne e chi è questo Claudio? Questo Claudio era una persona che citava qualche base di qualche rapina a Bologna. E Marcello si fidava di questa persona e le aveva chiesto se conosceva questo giornalista. Poi un giorno l'hanno visto al tribunale, ci è andato Marcello, l'ha visto e poi l'ha tornato a rivedere al Model all'AGIP, no, al Model. E da quel momento che l'ha visto in macchina, diciamo. Andiamo per ordine. Questo Claudio dovrebbe darci qualche indicazione. Io lo chiamavo Claudio Balsamo, però non ne sono sicuro del cognome. Ecco, che attività svolge, dove abitava? Abitava la zona di Ognina, dopo la ristorante. E la Costa Azzurra, poi è tornato vicino al Selene nella traversa di Cannizzaro. Esattamente su. Dove? Era la traversa che poi spunta a Cannizzaro verso il Selene. Cioè, ma nella strada del Selene oppure nella strada principale? No, nella strada che fa incrocio con la scogliera che poi sale verso Cannizzaro, Piazza delle Valle. Lei sa se sia qualche altra persona o personalità che abita nello stesso immobile dove risiede questa persona? Ci abitava all'epoca il gioielliere Avorio, in quella zona, nello stesso residence, un po' prima, all'angolo. Ce lo sa descrivere fisicamente? Claudio? Sì. Sì, alto, un po' più alto di me, capelli lunghi, sfrondato, sbrizzolato bianco. E poi so che avevo un cognato che aveva una cosa che faceva, fabbricava i bagni, la Bedford. E dove è ubicato questo? Vicino piazza Via Asiago, di preciso. Che attività è esattamente? E vende cose dei bagni, ceramiche, cose, arredamenti per bagni. Lei come fa a sapere di questo rapporto tra il... Perché sempre nell'83 il Claudio chiese a Marcello se potevamo mettere una bomba lì e ci facevamo l'estorsione e poi ce l'aggiustava lui stesso. Cioè l'estorsione ai danni del cognato stesso, della del parente forse, stesso? Sì. E questa vicenda poi com'è andata a finire? Poi la bomba l'abbiamo messa io e Marcello, sempre nell'83, e poi non se ne è fatto niente perché i soldi non è uscito, o perlomeno se ha fatto il regalo a me non mi è arrivato niente. E questo signore, lei ha detto, vi
ha fatto da basista per rapine. Sì, una rapina a Bologna, nell'83 sempre. Quale rapina, di quale rapina si tratta? In una banca di Bologna. E lei ha partecipato, sì, a questa rapina? Sì. E di altri catanesi che hanno partecipato a questa rapina? Altri due ragazzi. Catanesi o... Catanesi, sì. C'erano persone anche non di Catania? Lì sopra Bologna uno, però che non ha agito come rapinatore, ma come l'altro basista che portava proprio l'informazione di dove erano i soldi e tutto l'appoggio della casa. Ricorda il nome di questa persona? No. Allora, ritorniamo alla informazione che vi ha dato al Palazzo di Giustizia. Come e quando avete contattato il Claudio per avere informazioni? No, l'ha contattato Marcello D'Agata. L'ha contattato Marcello D'Agata e qual è stato l'esito di questo contatto? Che il Claudio l'avevo visto al tribunale una mattina, chiamando Marcello D'Agata sono andato al tribunale a vedere se... cioè per farlo, diciamo, guardare a Marcello. E poi lei accennava al fatto che lo avete... Poi l'ho ritornato a vedere Marcello al modulo di mattina con la macchina, e lì abbiamo capito la macchina che aveva, era una Renault 5. E successivamente avete fatto... attività. Abbiamo fatto delle puntate lì sopra i siciliani. Io e Marcello D'Agata da solo. E ce le vuole descrivere queste puntate? Una volta ci siamo andati io e Marcello, e mentre già organizzati per uccidere, mentre che io entravo nel bar nella piazza vicino ai siciliani, incontravo io un carabiniere mentre che usciva e non si è fatto niente. Poi a seguendolo per la strada l'abbiamo perso di vista. Ero solo io e Marcello D'Agata però. Poi un'altra volta l'ho visto io stesso al ristorante Palmento, sul lungomare di Catania. E sempre lì non si è fatto niente, perché salendo nel ristorante non si poteva fare, c'era troppa confusione dentro il ristorante, poteva essere che c'erano poliziotti, carabinieri dentro, e ho rifiutato, diciamo, di sparargli. Ecco, andiamo per ordine. Con riferimento a questo primo sopralluogo fatto a Sant'Agata di Battiati. Ecco, lei ricorda l'epoca di questo? L'83 era, fine 83. Lei ricorda se avevate avuto modo di vedere in qualche trasmissione Fava? Sì, una trasmissione che un giornalista lo intervistava. Lei ricorda il nome del giornalista che lo intervistava o comunque Enzo la trasmissione? Biagi. Enzo Biagi lo intervistava quella sera, il giornalista. Ricorda qualcosa di particolare di questa trasmissione? Sì, che il Fava si con il dito gesticolava sempre nella nuca, faceva così, scherzi di questo lato. Cioè? Che si toccava sempre mentre che parlava con il giornalista. E l'altro diceva che gli sparava proprio lì dove si toccava con le mani. Cioè, in quale parte del capo in particolare? Presidente, possiamo dare atto? Sì, diamo atto che il... dichiarante porta la mano sinistra alla tempia sinistra. E come eravate organizzati la volta in cui siete andati a Sant'Agata di Battiati in questa occasione? L'occasione, chi eravate? L'occasione quando è morto o prima? No, l'occasione appunto di questo appostamento, di questo lei ha chiamato puntata. Sì, ero io e Marcello D'Agata, no, eravamo con la sua macchina e ci facevamo un giro per vedere se lo vedevamo. La sua macchina qual è? Una 131 azzurra, era. Aveva una 131 azzurra, sto parlando io nell'84, no? Eravate armati? Armati di una 38. E dove le ricorda i particolari di questo episodio?
lì ha già accennato. In particolare, una volta l'ho visto lì dentro. Di questo episodio stiamo parlando. Questo episodio, che sono entrato dentro il bar, però il giornalista entrava, io ero di dietro e nel frattempo usciva un carabiniere. Quale bar era? Era nella piazza, io non mi ricordo come si chiama il bar. Era proprio nella piazza centrale del paese. Il nome del bar non lo ricorda? No. Lei quando è stato sentito dal pubblico ministero il 10 marzo del 1994 ha parlato di un bar denominato La Villetta di Sant'Agata di Bazziati, ricorda? Sì, La Villetta, è proprio nel centro della piazza. E ci sono state altre puntate, altri appostamenti? No, poi ci siamo andati qualche volta con Marcello senza individuarlo. Poi l'ho visto io stesso invece qui sotto a Catania. In questo ristorante. Ecco, quando si decise di passare all'azione in modo definitivo? In modo definitivo abbiamo cominciato a preparare l'arma che ci serviva migliore, era una pistola con il silenziatore, abbiamo smontato una 765. Ecco, dovrebbe andare un po' più lentamente e dirci qualcosa sul questo. No, io ero in possesso di una 765 che me l'aveva data Fresta Salvatore, che l'aveva rubato in un appartamento. E da lì si è fatto. Marcello Daga aveva questo silenziatore artigianale che gliel'avevano costruito. E tramite sempre lui sono andato da Sgroi, gli ho smontato la canna nella pistola. Mi scusi, deve andare per ordine perché non dobbiamo dare nulla di accertato, quindi se lei parla di Sgroi poi ci deve dire chi è Sgroi, quindi ordine, andiamo per ordine. Ecco. È un meccanico di via Messina. E che cosa avete fatto? Chi è andato da Sgroi? Io e Marcello. E cosa avete portato? Abbiamo portato la canna della pistola e il silenziatore, e lui gli ha fatto la filettatura nella canna. La filettatura lei l'ha vista fare allo Sgroi o ha consegnato? No, ho consegnato la canna. Ha consegnato la canna per fare la filettatura? Sì. E ha consegnato anche il silenziatore? Sì. Ecco, a proposito di questo silenziatore, lei ha detto era un silenziatore, mi pare, abbia detto un silenziatore artigianale che aveva Marcello D'Acata. Sì. Ecco, ci sa dire la provenienza, perché ce l'aveva Marcello D'Acata, se era stato utilizzato in altre occasioni? Era stato utilizzato nell'omicidio di Andrea Finocchiaro. E l'omicidio di Andrea Finocchiaro quanto tempo prima dell'omicidio Fava è stato? Credo un 3 mesi. E dove era custodito questo? In un garage che aveva Marcello D'Agata vicino a Ognina, via Feudo Grande, mi sembra. Questo garage era di Macaluso, signore che lui conosceva da vecchio tempo. Questo Macaluso chi era in particolare? È un amico di Marcello D'Agata, che è uno stabile in via Feudo Grande, e gli ha affittato questo garage, affittato o prestato. Questo Macaluso ha figli? Sì, un figlio nella polizia. E questo garage da quanto tempo l'aveva affittato? Ma già nell'82 lui ce l'aveva, perché sono transitate parecchie armi nel garage e già nell'82, che mi ricordo io, le armi le prendeva di lì. E mi scusi, e questa pistola, che pistola, che calibro era? 7.65. E questa pistola 7.65 lei ha detto era stata a lei consegnata da Fresta Salvatore? Sì. Chi è Fresta Salvatore? Un ragazzo che è morto con una malattia. Era inserito in qualche organizzazione o era un? No, era vicino, diciamo, a noi altri come gruppo Ognina, ma perché ci portava qualche pistola che trovava negli appartamenti, faceva qualche macchina, cioè non prendeva stipendio, non era inserito.
non ha fatto mai omicidi, ha partecipato a qualche rapina insieme a me. E questa pistola 7.65 è stata utilizzata in altre occasioni, in altri omicidi, voglio dire? No, è stato fatto soltanto un omicidio e è stata buttata. Quale? Questa qui che mi ha dato Fresta Salvatore. Cioè, dico, l'omicidio per il quale è stata utilizzata questa pistola, qual è? Questa di Fresta Salvatore? Questa pistola? Quella di Fava, sì. Questa di Fava, cioè non è stato utilizzato né prima né dopo. Oltre a questo omicidio è stato utilizzato altre volte, questa è la domanda. No, oltre all'omicidio no. Ecco, eravamo arrivati alla circostanza che avete portato questa pistola, avete portato tutta la pistola o una parte della pistola? Parte della pistola, la canna. La canna. E chi è andato a portare? L'ha portata lui stesso, a me, a Marcello D'Agata, al Model, compresa. No, siamo andati io e Marcello a riprendere questa canna montata sul silenziatore. Nell'officina. Stiamo parlando della volta in cui l'avete portato per fare questa operazione. L'abbiamo portato e poi ce l'abbiamo presa. E chi l'ha portato? No, la siamo andata a prendere io e Marcello. Cioè l'avete consegnato lei e Marcello D'Agata? Io l'ho portata io e l'ho presa, quando era pronto l'ho presa io e Marcello D'Agata. E a lei materialmente chi l'aveva consegnato prima di andare dallo sgroi questa canna e questo silenziatore, a lei chi l'aveva dato? Se l'era Marcello D'Agata. Marcello D'Agata. Mi scusi, quando lei poc'anzi ha parlato dell'omicidio di Andrea Finocchiaro, sì, questo omicidio cosa è stato utilizzato? Una 7.65 con il silenziatore. Ma quale 7.65? Un'altra. Un'altra. E il silenziatore? Quello stesso. Quello stesso utilizzato per l'omicidio Fava? Sì. Quindi pistola diversa, anche se stesso calibro e stesso silenziatore, è così? Sì. E sempre questa stessa pistola l'ho usata per fare la rapina a Bologna. Quale? Quella che poi abbiamo assassinato Andrea Finocchiaro. E l'avete utilizzata nel senso che l'avete portato con voi oppure avete sparato con questa pistola? No, non ho sparato nessun colpo, era solo per fare la rapina. Per fare la rapina. E mi scusi, questa rapina qual è? La rapina a cui faceva riferimento poc'anzi a proposito del Claudio? Sì. Allora, ritorniamo allo sgroi. Lei consegna la canna e il silenziatore. Lo sgroi, come lo conoscevate? Ma era, diciamo, il meccanico del quartiere, io lo conoscevo da ragazzino, Marcello penso che alla sua stessa età si conoscevano da un sacco di anni. Aggiustava le vespe per le sue figlie, un amico, diciamo, del quartiere. E lei come mai, sulla base di quale considerazione va proprio dallo sgroi per fare questa... questa operazione. Me l'ha detto Marcello D'Agata che lui conosceva che poteva fare questa ferittatura nella canna e nella pistola. È capitato altre volte vi siete serviti o lei si è servito? Sì, un'altra pistola gliel'ho fatto fare. Quale pistola? Se lo ricordo. No, non me lo ricordo. Comunque due volte ha fatto il silenziatore. No, il silenziatore, le ferittature soltanto faceva. Dopo quanto tempo lo sgroi vi ha consegnato il tutto? Dopo un paio di giorni. E cosa è successo dopo? Niente, poi è successo che la pistola l'ho andata a provare io a canizzare in un cartello. Mi scusi, mi sono distratto. Cosa è successo dopo? Dopo che ci ha consegnato la pistola, l'abbiamo montata, io sono andato a canizzare a provare questa pistola in un cartello stradale. Vedere... E chi era da solo? Io e Marcello ero. E in quale cartello era? In che zona? Zona di Cannizzaro. Eravate di giorno, di notte? No, di sera, primo pomeriggio. Però già c'era buio. E cioè l'avete usata col silenziatore oppure da solo? No, con il silenziatore, sono esplosi due colpi. E poi? E poi faceva un po' di rumore, si è smontato il silenziatore, si ci ha messo un po' di ovatta, qualche gommina in più per pressare il silenziatore. Ecco, ci faccia capire questa operazione. Innanzitutto, quando avete consegnato il
il silenziatore? Era già un silenziatore? Era già, Già era silenziatore, però faceva un po' di rumore, perché siccome era stato utilizzato per l'altro omicidio, diciamo che si era... faceva un po' di rumore, perché ogni volta che uno spara poi il silenziatore si spacca di dentro, allora si cambiano questi gommini, queste cose, per attutire il rumore il più possibile. Ecco, ci vuole dire come viene effettuato il meccanismo, come viene realizzato il meccanismo del silenziatore? Lei è al corrente della tecnica per... Sì, lo posso spiegare benissimo. Ecco, ci spiega come viene fatto un silenziatore e in base a quale esperienza lei è in grado di dirlo. Il silenziatore viene fatto che si comprano dei tubi del diametro un po' più piccolo delle 100 lire e si fanno fare le filettature interne e si ci mettono le chiusure, poi si fugano con, diciamo, il maschio e la donna, cioè esternamente, e di dentro si mettono vatta, gommine e qualche rondella di ferro per fare delineare il proiettile. Ecco, ci vuole descrivere questi pezzi inseriti all'interno? Ovatta, lei ha parlato di ovatta. Ovatta e gommini non plastica, di queste cose, delle bombe, non mi sto prendendo ora come si chiama, delle guarnizioni, diciamo. E poi? Ogni paio di guarnizioni ci mette una gommina e un coso di... una rondella, fino a che si arriva al finale. Ma ogni volta che passa il proiettile distrugge parte di questa ovatta e parte di queste cose. Ogni colpo che uno spara poi comincia a fare sempre più rumore. Allora si deve reintegrare, diciamo, tutto quello che c'è di dentro. Ecco, quindi lei ha detto che avete provato sul cartello, che cos'era, un cartello pubblicitario? No, stradale proprio. Stradale avete notato che cosa? Che facevamo un po' di rumore. E allora? Ce l'abbiamo cambiato questa gommina, questo un paio di gommini, un po' di ovatta abbiamo messo di dentro. Chi l'ha cambiato? Io e Marcello. Eh? E poi la dovevamo riprovare, però nel frattempo arrivava altro colano di Santa Paola, che già ci stavamo preparando per lui. Santa Paola chi? Sempre figlio di Santa Paola. Dove sono arrivati? Lì al Monte Lace. A Lace, no. E che cosa è successo? È successo che siamo andati nello Scandinavo e Alter Polano ha provato questa pistola nel volo di fronte, scendendo lo Scandinavo. Nello Scandinavo di che cosa? Dove sono ori o cose finte. Cioè nello Scandinavo del... dell'Lace. Quando lei parla dell'Agip fa riferimento a che cosa esattamente? Alla benzina e al bar. No, lo vero. Quindi è stato provato da chi? Da Alter Polano. Le ricorda quanti colpi furono esplosi? Due colpi. E muore. E in esito a questa prova che cosa avete deciso? La pistola era buona, però diciamo Alter Polano era convinto dei proiettili che c'erano messi. Avevo l'idea di cambiare dei proiettili, che poi strada facendo abbiamo cambiato. Ci faccia capire che significa strada facendo e rispetto all'omicidio questa prova nello Scandinavo quando è avvenuta? Il pomeriggio dell'omicidio. Il pomeriggio dell'omicidio, prima serata, diciamo. Allora avete provato e che cosa avete deciso? E ce ne andavamo a metterci vicino ai siciliani per fare l'operazione. Nel frattempo però giungeva Franco Giammoso, che non era a corrente di questo omicidio, non ne sapeva niente, lo mette a corrente Marcello Daga e mette a disposizione la sua macchina. E siamo partiti in cinque con due macchine pulite. Pulite, quindi dico pulite nel senso che non erano rubate. Che tipo di autovettura avete utilizzato? Lei ha parlato di un'autovettura del Giammoso, che tipo di autovettura era quella? Una Renault 18, e quella di Marcello 131. Il colore della Renault? Bianca. E l'altra autovettura invece? La 131. La 131, di chi? Di Marcello Daga. Di Marcello Daga.
E verso quale ora o a quale ora siete partiti dal rifornimento? Credo che erano verso le 8. Lei quando è stato sentito dal pubblico ministero, sempre il 10 marzo del 1994, ha detto verso le 19 partimmo verso l'obiettivo. Ricorda? Sì, le 7, le 8, il tardo pomeriggio, io già ci avviamo verso... Può essere verso le 8, ora con precisione non mi ricordo. Io le sto dicendo, siccome sì, le ha dichiarato le 7, dico di queste due versioni, una le 7, adesso dice le 8, quale ritiene che sia? Ma era nel tardo pomeriggio, dovrebbe essere le 7, 7 e mezzo, 8. Presidente perdoni, non voglio interrompere il pubblico ministero. Vorrei rappresentare che il pubblico ministero può richiamare il verbale solo in sede di contestazione, può usarlo per contestazione. E allora la formula è cortesemente come una contestazione, lei non può dire però lei ha dichiarato così. Avvocato, è sicuramente una contestazione anche se il pubblico ministero non lo ha detto espressamente. Si tratta di una contestazione come del resto tutte le volte in cui ricordiamo i contenuti. Sì, non lo metti in dubbio la sua intenzione. È una contestazione, avvocato. Credo che sì. Procediamo. Allora, quindi siete partiti? Come ripeto, possono essere le 7:30, le 8, le 7, nel tardo pomeriggio. E siete partiti per andare dove? Verso Santa Catalina Battiata, verso i siciliani. Però strada facendo Aldo Ercolano ci invita ad andare da una salumeria che aveva sua zia Piera. E nella casa di sua zia si fa dare dei proiettili di suo zio. Suo zio? Il marito della signora Piera. Sa come si chiama? No, un cognome un po' strano, non me lo ricordo mai. No. Lei, e questa anche questa è una contestazione, ha fatto riferimento alla casa di Franco Filloramo. Filloramo, sì. Cognato di Santa Paola. Come eravate disposti nelle autovetture? Eravamo io e Marcello D'Agata nella 131. E Giammuso, Ercolano e Santa Paola nella Renault 18. Giammuso alla guida, Ercolano sul sedile posteriore e Santa Paola di dietro. Dove siete stati esattamente? Proprio vicinissimo ai siciliani che guardavamo la mano. No, dico, lei ha parlato appunto della cognata di Santa Paola. Dove siete stati esattamente? Siamo stati nella salumeria prima un quarto d'ora, 20 minuti, e poi ci siamo spostati nell'appartamento. E l'appartamento rispetto alla salumeria dove è ubicato? Ma poteva essere un chilometro e mezzo via d'aria, così nella traversina, a piedi parlando. Cioè sullo stesso lato, oppure sullo stesso lato della salumeria? No, era proprio una traversa scendendo. No, vicino alla salumeria, in una traversa. E quindi cosa avete fatto? Aldo ha cambiato i proiettili nella pistola. E dove li ha cambiati? Nella casa? Una... dello zio, sì. Ecco, ma che proiettili erano questi? Non lo so. Lui ha ritenuto opportuno cambiare questi proiettili perché non ci convincevano quelli che c'erano. E la visita nella casa del... Filloramo era preventivata, l'avete decisa all'improvviso, eravate attesi, non eravate attesi? No, non eravamo attesi. Vorrei ripetere. Non eravamo attesi. No. E poi cosa è successo? Poi siamo scesi verso i siciliani. Credo che perché lei dice siamo scesi? I 5 componenti delle due macchine. No, dico siamo scesi, cioè eravate in una zona più a nord rispetto a questa? Più alta. E dove siete andati? A Santa Catalina Battiati, proprio ci siamo messi vicinissimo ai siciliani. Ricorda esattamente come vi siete dislocati, come... Sì. Ero io e Marcello D'Agata, c'è una banchina lì che separa i siciliani dalla strada. Noi altri eravamo scesi dalla banchina con la macchina, invece Ercolano e Santa Paola erano più messi con la macchina sopra la banchina. Quindi
Vicinissime siciliane. Ercolano e Santa Paola. E Giammoso, che guidava. E lei invece dove era? Un po' più distante. Nella traversina c'era una pizzeria vicino, una cosa che vendeva pizze, proprio vicino a questa pizzeria. Lei ha parlato di una stradina, questa stradina da dove stradina, si trova? Stradina, sì, laterale, che va per sei siciliane di traverso, diciamo. Quindi sulla destra, mi faccia sulla capire, destra. Venendo da Catania... E sulla destra questa traversina. Sulla destra. Che costeggia poi i siciliani di fronte. Cosa è successo dopo? Niente, abbiamo atteso che usciva il giornalista e l'abbiamo seguito. E se c'era l'opportunità... Qua, e come è uscito? A piedi? È uscito a piedi e poi ha preso la macchina che l'aveva posteggiata un po' più avanti. Dove l'aveva posteggiata questa macchina? Un po' più avanti, diciamo, nel parcheggio di dove, rispetto a dove eravamo noi altri messi. Cioè, ma all'interno o all'esterno? Mi faccia capire. All'esterno era la macchina. All'esterno di dove? E c'è tipo una scivola che poi va sui siciliani, però è sempre all'esterno, diciamo, se uno si fa un giro a piedi vede come sono combinate... No, no, io non ho capito come avete visto il Fava. Che usciva dai siciliani, faceva tipo una scivola e ha preso la macchina e se n'è andata. Verso Catania. La macchina dove era posteggiata? Questo voglio capire dove era posteggiata la c'era macchina. C'era tipo una scivoletta che si vedeva la macchina, c'erano altre macchine posteggiate e anche la sua. Ma dico sempre nel recinto dell'immobile, sì, sì, sì. Dove ci sono i siciliani, sì. Nello spiazzo davanti, diciamo. E che cosa ha fatto il Fava? Il Fava è sceso verso Catania. Si era deciso se c'era il colpo, diciamo, buono, perché siccome le macchine erano con le targhe intestate ai propri occupanti, se veniva bene di farlo, allora no. Cioè, lei vede uscire il... vedete o vede? Chi è che l'ha visto per primo? Non lo so chi l'ha visto per primo. Credo che è stata una cosa contemporanea, perché aspettavamo questa uscita di questa persona a questo punto. E gli occhi sono puntati in un posto. Il Fava era da solo o era in compagnia? No, da solo. E verso dove si dirigeva? Verso Catania. Ecco, ci vuole descrivere meglio l'edificio dei siciliani e la zona, per quello che sono i suoi ricordi? L'edificio dei siciliani, mi ricordo che c'era una scivola che si scendeva e poi si entrava dentro i siciliani, questo lo so di sicuro perché ci sono andato una volta io e sono entrato dentro i siciliani, mi sono fatto un giro. Dentro i siciliani, cioè sì, dentro il giornale, la redazione? Sono arrivato proprio, diciamo, ho fatto un paio di metri lì dentro e poi me ne sono tornato solo per vedere come erano combinate lì dentro. Non mi ha chiesto niente nessuno, me ne sono riuscito e me ne sono andato. Però era per conto mio che ho fatto questo giro, solo per vedere come era. Quando lei dice per conto mio, che significa? No, per conto mio, diciamo che l'ho fatto di testa mia, girare per vedere se individuavo questa persona. E mi sono recato lì sotto in questa scivola dove lavoravo, no? La redazione dei siciliani. Ecco, ma questo sopralluogo che lei ha fatto, quanto tempo prima dell'omicidio è stato? No, no, è stato sempre quel periodo, perché ormai era una fase che si doveva... E quindi era da solo? Sì, era un giro che uno faceva, dice, vediamo che si dice lì sopra. Ecco, lei ha parlato di questa scivola che porta ai siciliani, poi ha parlato poc'anzi di una... di una banchina che separa il cortile dalla strada, ce lo vuole descrivere meglio? C'è un cortile, uno spiazzo, poi ci sono tipo due banchine, una più bassa che fa parte della strada e una più alta che va verso i siciliani, tipo uno spiazzo dove si posteggiano le macchine la sera, diciamo, quelle che abitano nello stabile. E quindi vedete uscire la Renault. L'avete riconosciuto il... Presidente, c'è opposizione. C'è opposizione. E non tanto e non solo la maniera, quanto per la seconda volta si è tornati sul punto della localizzazione della Renault. Adesso si dice uscire.
Io credo che sia. E aveva detto prima della macchina la roba. Mi vergogno per il modo come è stata posta la domanda. Il pubblico ministero prosegue. No, 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 ha detto all'esterno. Prima aveva detto all'esterno, poi ci sono le sue domande e ha cambiato versione. Adesso lei sta dicendo che è uscita e che non aveva mai detto che era uscita da nessun posto, dottore Bertone. Ma se ha detto si dirige verso Catania, avvocato, cosa significa? Dottore Bertone, non facciamo i trasporti così, va bene, è accolta l'opposizione. Cosa ha visto? Presidente, io poi sentiremo tutti la verificherà. Cosa ha visto allora? Abbiamo visto che usciva dai siciliani il giornalista. E andava verso Catania. Dove? Verso Catania. Cosa avete fatto allora? E l'abbiamo seguito. Abbiamo seguito fino a che, diciamo. E come eravate? Sempre nella stessa posizione di prima o avete cambiato? No, sempre come eravamo prima. 3 con 2. E chi c'era prima? Nella prima macchina c'era Giammuso, Ercolano e Santa Paola, nella seconda macchina noi altri, io e Marcello Dago. Cosa avete fatto? Avete seguito fino a dove? Fino, diciamo che noi altri cercavamo un posto, diciamo che non si poteva vedere, c'erano altre persone, altre macchine per l'Ercolano entrare in azione per sparargli, essendo che la macchina era di Giammuso. Però si scendeva sempre più verso Catania e poi si è visto che posteggiava vicino al teatro la macchina e noi altri siamo passati un po' più avanti. Ecco, qui vada molto lentamente così ci farà capire cosa avete fatto. Cioè la macchina, il Fava, dove si fermò? Si fermò, non si fermò? Si fermò quasi di fronte al teatro sulla sinistra, con la macchina sul marciapiede. Le 2 ruote sul marciapiede. Noi altri ci siamo messi un po' più avanti, quasi vicino al teatro, e invece Giammuso costeggia la macchina nella traversina, diciamo, che costeggia lo stabile del teatro. E da lì vedo sbucare. Quale, mi scusi, quale traversina? Che costeggia il teatro. Una traversa. Sulla destra stiamo parlando, prima di arrivare nel teatro. E rispetto al posto in cui venne posteggiata l'auto del Fava, dove si trova questa stradetta? Ma credo un 10 metri, 15 metri. Cioè, ma si trova... No, sulla destra. E il Fava invece dove aveva posteggiato? Sulla sinistra. Sulla sinistra. Cosa accadde? Accadde che di questa traversa sbuca al Ercolano e... voltando si vede che lui sale sulla banchina e esplode. Il primo colpo si sente più forte perché manda in frantumi il vetro e poi gli altri con molto proprio silenziosi, che neanche si capiva che erano colpi di pistola. Sempre Aldo se ne torna indietro, frazione di secondo è stata. Noi altri spostiamo con la macchina e lui con la Renault 18, con Giammuso, verso un'altra strada, diciamo. In che direzione, mi scusi, in che direzione l'Ercolano e il Giammuso e in che direzione voi? Loro verso, diciamo, la traversina spuntava, credo che l'hanno stabilito sul posto che si andava dove era le tante mangio. Non era preventivato andare lì perché non si sapeva dove si faceva effettivamente il giornalista. Quando si faceva intendo uccidere. E noi altri abbiamo tagliato, mi sembra, il viale Maria Pisarda, di cui mi sono disfatto degli altri proiettili che avevo addosso, quelli lì che c'erano anticipatamente nella pistola. Ecco, no, mi faccia capire, questi proiettili... Ce li avevo addosso io, sì. E perché ce li avevo addosso lei? Me li avevo messi addosso io lì a casa dello zio di... Cioè, erano gli stessi proiettili? No, altri proiettili erano. Quindi non erano quelli che vi aveva dato... No, erano quelli che c'erano nel caricatore prima, nella pistola. E perché li ha buttati? Ma si è capito che qualche fermo, qualche cosa di polizia, uno dice questi proiettili, queste cose, l'omicidio è avvenuto da un paio di minuti. Comunque abbiamo deciso di disfarci dei proiettili. Tutto non ci servivano a niente perché non c'era pistola, non c'era niente, avevamo soltanto la pistola di D'Agata che era regolarmente detenuta con il portatario. Non ci servivano quei proiettili. E poi ci siamo rincontrati tutti a casa di dove era la detenza Francesco Mangio. Cioè? Da suo cognato Ricciardello. Ecco, ritorniamo un attimino indietro, circa l'orario in cui siete arrivati voi nei pressi della sede dei siciliani. Ricorda?
credo che erano verso le 9. E quando avete visto il Fava? Quanto tempo è passato, voglio dire, dal momento in cui siete arrivati? Le ha detto siamo verso le 9. Qualche 20 minuti. E poi lui uscendo, sì, una ventina di minuti, non di più. Siete stati a casa, lei ha detto, del Licciardello, del cognato. Licciardello, sì. Chi c'era lì? C'era Licciardello e Francesco Mangio. Chi è arrivato prima? Ercolano. Quindi voi siete arrivati dopo? Dopo. E che cosa avete detto, di che cosa avete parlato? No, era il Mangiale che commentava che con una fava si erano presi due piccioni, nel senso che avevamo fatto sto favore ai palermitani e l'altro ai cavalieri. E basta, poi ha preso una bottiglia di champagne, l'ha aperta, e il Licciardello si è disfatto della pistola, compresa di silenziatore e di tutto, dicendo poi quando è ritornato all'appartamento che l'aveva buttata in un tombino vicino a casa sua. Circa un'ora ce ne siamo andati, no? Dove siete andati? Io mi sono fatto lasciare al motel e poi sono andato a casa. Da chi si è fatto lasciare? Sempre da Marcello D'Apata. E gli altri? E gli altri sono verso casa sua anche. L'Ercolano abitava in via Bellina a Mare.